Buongiorno ragazzi, oggi non è un buon giorno da gobbi, si torna naturalmente a parlare di calcio dopo il video di ieri sera, nell'attesa di porre rimedio a questo controluce di merda, eccoci qua. Allora, intanto siamo al bar davanti a un cappuccino. Acquoso come sempre. Domani si gioca il derby, è il derby dei derby, Roma-Lazio. Io, per me il miglior derby è quello di Milano, senza dubbio. Più bello, più spettacolare era e resta quello di Milano. Il derby col quale sono cresciuto, quello che ho sempre temuto, è Juve-Toro naturalmente, il derby del colore è quello di Genoa, di Genoa-Sampdoria, diciamo, ma il derby dei derby è quello di Roma, Roma-Lazio, ragazzi, Roma-Lazio è l'unico paragonabile per passione, per colore, anche per tensione, a quello di Buenos Aires, al superclassico tra Boca e River. Ci hanno fatto dei film anche su questo derby, comici, ma ci hanno fatto dei film. È famoso il film di Pippo Franco, il tifoso, l'arbitro e il calciatore, dove lui c'ha la giacca della Roma double face con quella dei colori della Lazio per non scontentare il padre romanista, suocero laziale. Quella è una rivisitazione comica, diciamo, di un derby che in quegli anni, che sono i primi anni 80 in cui io ho cominciato a seguire il calcio, diciamo. Ma sì, erano gli anni anche della Lazio in B, per lo scandalo delle scommesse, sarebbe salita in A di lì a poco. E uno dei derby successivi al dramma di Vincenzo Paparelli, il derby della stagione 79-80, dove poi sarebbe scoppiato lo scandalo delle scommesse. Nel derby di andata, un razzo partito dalla curva sud, dalla curva romanista, c'entra al volto e ammazza praticamente un tifoso laziale, Vincenzo Paparelli. È arcinota questa storia, un derby fatto anche di tensioni sociali, con fascisti, comunisti, queste robe qua, il classico ambito degli anni 70. Negli anni 70, che compare anche in un film di Thomas Millian, Squadra Anticippo, dove lui becca lo scippatore che ruba il portafoglio al presunto amico del presidente della Lazio, Lenzini. Quello era il derby della stagione 75-76, 1-1, Chinaglia desisti. Il primo derby che io ricordo, Roma-Lazio, è l'anno del ritorno in A della Lazio dopo le scommesse, una vittoria della Roma 2-0, la grande Roma di Lidl. Poi la prima immagine che mi risalta in mente però è il derby dell'anno dopo, con una coreografia fantastica, con dei fumogeni, c'è un'immagine iconica, una panoramica dall'alto con la curva nord, fa una gigantesca coreografia di fumogeni bianca-azzurra, e dall'altra parte una gigantesca coreografia di fumogeni giallo-rossa, una roba fantastica. Peccato, perché quello sarà uno dei derby più brutti in campo, terminerà con uno 0-0, una partita noiosissima,
La cosa più bella fu la coreografia, mi sa che era la stagione 85, una cosa del genere. Sono sempre stati derby molto tesi, tirati, spesso poco spettacolari. Spesso poco spettacolari. Poi quell'anno la Lazio mi sa che retrocesse sul campo stavolta. Fu Rico in volta nel Totò Nero, eccetera, eccetera. Dove ebbe quei famosi 9 punti di penalizzazione. Vecchio che ha dato una sputacchiata, ragazzi. E niente, il primo derby un po' famoso è la prima vittoria della Lazio, la quale che io ricordi, l'anno del ritorno definitivo fino adesso della Lazio in Serie A, è la prima vittoria della Lazio che io ricordi, quella del gol di Di Canio sotto la curva sud, con un olimpico in rifacimento per i mondiali del 90. Poi ci fu una serie di pareggi o 0-0, 1-1. Il derby di Roma non è mai stato molto spettacolare dal punto di vista del campo, mai. Poi un paio di vittorie della Lazio, ricordo, rete sul rigore di Signori. Come vedete, poco da ricordare dal punto di vista spettacolare, ma tanto dal punto di vista della rivalità. E poi cominciamo col famoso 3-0 della Roma di Mazzone, dove la Lazio contro la Lazio di Zema, con Balbo e Fonseca che fanno affetto alla difesa laziale. Mi sa che al ritorno vincerà la Lazio. Poi comincia l'epoca dei derby a più alto livello, dei derby romani a più alto livello in assoluto. C'è l'anno dei quattro derby laziali, due in campionato e due in Coppa Italia, la prima Lazio di Eriksson contro la Roma di Zeman. Ci hanno fatto addirittura una targa dei quattro derby laziali. Però poi l'anno dopo la Roma si piglia una rivincita non da poco, vince 3-1 il derby che probabilmente costa lo scudetto alla Lazio nella corsa contro il Milan, e ancora la Roma di Zeman con la Lazio di Eriksson. E poi iniziano quei 2 o 3 anni in cui praticamente Roma e Lazio sono in lotta per lo scudetto tutte e due. Forse il momento più alto del calcio romano, più alto in assoluto del calcio romano, in cui tutte e due le squadre sono ad altissimo livello. Per me la Roma di Falcao era più forte della Roma dello scudetto di Totti. La Roma del secondo scudetto era molto più forte di quella del terzo scudetto, secondo me. Poi, ma abbiamo quella Roma lì con la Lazio di Cragnotti e derby tesi, molto tesi. E c'è il gol dell'autorete di, se non sbaglio, di Negro, l'anno dello scudetto della Roma, e quello del palleggio di Cafu su Nedved. Come vedete, sono più immagini che gol, spettacolo e tutto il resto, fino al pareggio in pieno al 95esimo di Castroman nel derby di ritorno, che dà speranze a noi juventini, speranze gettate nel cesso dal signor Van der Sar la domenica dopo. 2-0, 2-2, perché la Roma vinceva 2-0, la Lazio pareggiò 2-2. La domenica dopo tocca a noi fare la stessa fine proprio con la Roma. E sono sempre convinto che se avessimo vinto quella partita, secondo me la Roma non lo vinceva più lo scudetto. L'avremmo vinto noi lo scudetto e forse Ancelotti sarebbe rimasto sulla panchina della Juve. Penso proprio di sì. Non ci sarebbe stato il Lippi Bis. E chissà come sarebbe girata la nostra storia. Magari a Manchester l'avremmo alzata noi. Vedete che non è sorte.
E poi l'anno dopo c'è la fine della Lazio di Cragnotti, identificata da due partite, il derby perso 5-1 con Montella che distrugge Nesta praticamente, e poi ci sarà il 5 maggio che ci darà lo scudetto. Sui derby recenti, onestamente, a parte la fine, quella, la finale di Coppa Italia e la mezza girata di Totti, francamente poco da ricordare, poco da ricordare, in un derby che, come ho detto prima, non è mai stato ricordato per lo spettacolo, però è sempre bello vederlo. Più che altro io veramente sogno di assistere a un derby di Roma dal vivo, ma più per lo spettacolo sugli spalti, per gli sfotto fra romanisti e laziali. Che, ah, c'è stato anche un altro derby a proposito, quello sospeso per la presunta morte di un ragazzino nel 2004, che poi, non che poi grazie a Dio fu una, era una notizia falsa. Ora il derby fra romanisti e laziali si gioca quasi sempre alle 18 per ordine pubblico, ma fortunatamente dopo la tragedia di Paparelli non è più successo nulla. Il mio sogno è di assistere a un derby di Roma, ma è più per lo spettacolo sugli spalti, gli sfottò fra romanisti e laziali, respirare l'aria del derby più che la partita in campo, che non ha mai regalato, salvo eccezioni, partite memorabili, diciamo. Dal punto di vista spettacolare il derby di Milano non si batte, non si batte il derby di Milano. Io ho visto derby di Milano veramente divertentissimi. Quello di Torino, vabbè, ci sono coinvolto, quindi quello di Genova onestamente più colore che altro, ma quello di Roma, raga, era e resta il derby per definizione. Iscrivetevi al canale.